lezioni, le prime tre sono state sulle mostre, no? Queste ultime tre lezioni, come vedete, hanno come centro soprattutto la nostra UME, che non si finisce mai di conoscere, perché tra l'altro è di una ricchezza eccezionale di cose belle, ha una storia ricchissima, con tanti elementi che veramente sono ancora di un'attualità bruciante. Perché infatti, non so se avete fatto caso, anzi vi dico che queste ultime tre lezioni, da quella precedente, questa e la prossima, io ho cercato proprio, dato anche il titolo, vi ricordate, l'arte nella società civile, di mettere a fuoco soprattutto degli aspetti della società civile che poi sono stati anche trasportati, il motivo, sono stati soggetto di elementi artistici, di forme d'arte. La volta scorsa ho cercato di farvi capire di mettere a punto, attraverso una vicenda lontanissima nel tempo, ma come vi leggevo e come ha detto Shakespeare, sempre attuale perché il passato è ancora in noi, nel nostro DNA, che spesso sono difficilissimi i rapporti tra l'autorità e le vicende belliche, perché di questo si è trattato, e pone in gioco i comportamenti morali, ciò che noi abbiamo detto, e l'attaccamento alla nostra terra. Ricordatevi l'ultima parte della chiacchierata in cui dicevo appunto dei comportamenti delle città umbre nei confronti di questo invasore che veniva da lontano, pretendeva di imporre una propria supremazia, mica lo faceva gratis et amore, lo faceva per imporre, per sostituirsi ai romani, ma non certamente per un principio di libertà assoluta, nel senso che avrebbe poi lasciato liberi tutte queste città staterelle e se ne sarebbe tornato in Africa. Oggi il tema fondamentale, visto attraverso una delle figure e dei monumenti, oggi siamo nell'ambito dell'architettura e non della pittura, vi dicevo di il grande tema è quello del rapporto, un tema estremamente difficile da affrontare. Io farò le cose ovviamente molto semplici e soprattutto come punto, avendo come punto di riferimento chiaramente lo stato della Chiesa, i rapporti tra Stato e Chiesa. Quali sono tra popolazioni e lo Stato della Chiesa? Quali sono stati? Non pensiamo ad oggi, in cui in fondo è stato realizzato il grande sogno di Camillo Benso di Cavour, che si sintetizza nella frase che certo avete sentito, libera Chiesa e libero Stato, in cui cioè si dice, si afferma, ogni uomo deve avere la libertà di credere, di avere una fede, quello che, in che cosa gli pare, ma lo Stato no, lo Stato deve essere laico e deve pensare al benessere dei cittadini, ma deve contemporaneamente rispettare questa libera scelta di fede che è propria di ogni cittadino. Qui siamo in un periodo ben definito che ha lasciato delle testimonianze che ancora vediamo, ma in cui questo problema si è impostato, anche se la soluzione era del 300, non poteva non essere quella a cui si è giunti dopo il 1860, cioè dopo altri 500 anni di esperienze, di vicende, di uomini e cose di questo genere. La prossima volta invece, quando faremo, è il tema del volontariato, perché le grandi movimenti che io ho messo di volontariato, di penitenza, cioè che avevano in sé una forte spinta morale e religiosa, ne avevano anche una fortemente diciamo laica, anche in un certo qual modo, tanto è vero che addirittura ha dato origine a tutti i movimenti di volontariato che ci sono ancora oggi. Vedi Unitre, tra l'altro, che è il settore, certo, perché poi c'erano settori diversificati, questo era il settore dell'educazione, ma c'era il settore del soccorso alla buona morte, degli orfani, delle vedove, oltre che dell'istruzione, quella dell'economico, del sostegno economico, eccetera. Quindi come è nato il volontariato in fondo? Certo, c'è stata una grande evoluzione da allora fino ad oggi, cercherò di mettere le cose fondamentali, ma il tema è proprio quello del volontariato, come siamo, diciamo, nati, la preistoria, le origini, siamo perché
solo del Luis, mi sa che di più di tutti quanti, la più eterna di tutti. Allora, no, no, perché io sono con i fondatori, sono stata, perché con Enzo Betti, con la carissima Ettorina, sono loro che mi hanno trascinato dentro, ma allora, non adesso, quindi... Ecco, quindi questi tre temi, ce ne sono tanti altri, ma ho scelto perché sono tutti di attualità. E adesso torniamo a noi, che è questo, il difficile rapporto che c'è stato in Umbria, del rapporto tra stati, Stato, anzi scusate, e Chiesa. Uno Stato che, dicendo Stato, io mi riferisco alla pluralità delle organizzazioni sociali e politiche proprie dell'Italia centrale del 1300, perché siamo nel periodo che va dal 1305 al 1376, il nucleo fondamentale. I rapporti difficilissimi, vi dicevo, fra Stato, cioè fra questa terra, che non è però la sola terra, che è riferibile al concetto di Stato in questo caso, in questa trattazione, perché bisogna aggiungervi il Lazio, le Marche e la Romagna, quindi tutta la fascia dell'Italia centrale, e dall'altra parte lo Stato della Chiesa, che poi fino al 1860 è stato una presenza tale, di tale importanza nella storia d'Italia, da aver spesso determinato anche vicende non indifferenti, perché? Perché proprio a cominciare da questo momento si è organizzato lo Stato della Chiesa in una forma di Stato temporale, cioè di realtà governo, cosa diciamo stabile, con una Costituzione. Questo è che è durata fino ai nostri giorni, si può dire. A dire la verità, questa Costituzione, che si deve al protagonista della nostra chiacchierata, è durata fino al 1816. Ma pensate, dal 1350 al 1816 lo Stato della Chiesa si è retto su questa Costituzione che quest'uomo, che non era nemmeno italiano, era spagnolo, ha dato e che ha organizzato l'insieme di questi territori in uno Stato che ha pesato, cioè è stato molto importante nello svolgimento della storia d'Italia. Certo, lui ha dato una soluzione temporalistica di potere, è chiaro, perché era un cardinale, era l'uomo dei papi e quindi è evidente che aveva un fine ben preciso da realizzare, una determinata strategia che si inventò lui, perché era veramente un uomo geniale, uno statista oggi lo chiameremmo veramente, però senza probabilmente porsi il problema delle conseguenze del futuro, probabilmente perché in cuor suo non pensava a una evoluzione in negativo di questo Stato della Chiesa, cioè nel senso che prima o poi sarebbe terminato. Del resto era già da vari secoli che era in piedi questo ancora fino a lui pseudo Stato, non Stato vero e proprio. Cerco di riassumere, di essere semplici. Come è nato lo Stato della Chiesa? Due cose veloci veloci. Come è nato? Quando si è dissolto l'impero, quando anzi Costantino ha dato libertà di culto, la città e contemporaneamente ai cristiani, fino a quel momento religione fuori legge, è passata attraverso, lo sapete, 10 tremende persecuzioni che ne hanno arrossato veramente di sangue tutta la terra dove si esplicava questa, dove viveva, era nata, si diffondeva questa nuova religione, in quel momento, nel 313, e Costantino decise anche di trasportare la capitale dell'impero a Bisacca, Costantinopoli, che da lui ha preso questo nome, lasciando la libera la città di Roma, su cui partita l'autorità fondamentale
il rettore, colui che dava, diciamo, ordine e senso a tutti gli aspetti, chiamiamoli amministrativi, politico-amministrativi, il problema fu quello della sostituzione. Chi lo sostituiva? Fu inevitabile che le prerogative, chiamiamole così, organizzative, amministrative, passassero a quell'autorità religiosa e prestigiosissima che era il Papa, che in quel momento, fino a quel momento, aveva avuto solo uno spazio esclusivamente di fede, religioso, morale, ma non competenze di ordine, chiamiamolo, politico e amministrativo, e che però nel momento in cui viene meno il potere dentro Roma è quasi, tra virgolette, costretto a prendersi le responsabilità di come organizzare la, per esempio, come organizzare la difesa di Roma, come organizzare, che le vi posso dire, la distribuzione dei viveri alla popolazione più indigente. Una serie di problemi che potete comprendere, perché quelli di allora sono gli stessi di oggi, e una serie di problemi che furono fatti propri da, involontariamente in un primo momento, da tutta l'organizzazione curiale religiosa, e che si trasmisero senza altri problemi nel seguito per qualche anno, per qualche secolo. Poi però fu in un certo qual modo necessario che ci fosse un riferimento temporale, nel senso di geografico, una legittimazione anche ad essere sul territorio diciamo, coloro che avevano il dovere, non più il diritto, ma il dovere di amministrare lo Stato stesso. E diciamo, primissima fonte territoriale di questo fatto fu, durante l'epoca longobarda, il regalo da parte di uno dei suoi dei sovrani, Lucio Prando, delle due città che stanno poco fuori Roma, di Sutri e Nepi, poco distante da Lagni, dove siete andati, che costituirono il primo piccolissimo nucleo dello Stato Pontificio. Non bastò, ci voleva una legittimazione, chiamiamola così, in un certo qual modo diciamo giuridica, che potesse sancire il diritto di poter esercitare il potere temporale sul territorio che per allora era Roma e il suo appena circondario, comprese questi due castelli di Sutri e di Nepi. Purtroppo qui la Chiesa si comportò a questo punto in un modo non positivo. Fabbricò ad arte un documento falso, ovviamente, in cui sanciva, c'era scritto, che l'imperatore Costantino regalava al Papa Silvestro il territorio di Roma e circostante, che costituivano lo Stato Pontificio. Questo documento, interamente falso, lo dicono oggi tutti, è cosa acclarata, durò come sanzione giuridica della diciamo, legittimità del potere papale fino alla metà del 400, quando fu, analizzandolo, scoperto questo bluff, questa azione non del tutto positiva, onorevole, diciamo così. Fino a quel momento però, cioè fino a questo momento, 1400, quel documento, ritenuto totalmente valido, sancì il diritto del Papa di occuparsi degli aspetti temporali, cioè quelli che sono proprio di uno Stato, materiali, dall'economia alla politica, alle armi, all'esercito, quello che vi posso dire, la scuola, eccetera, eccetera, tutto quello che era necessario, i mezzi di trasporto, le strade, tutto quello che era proprio di uno Stato vero e proprio, legittimando tutte le azioni del papato in questo modo, e assicurando a Roma fino al 1305
la stabilità, diciamo così, amministrativa, perché nessuno aveva mise in dubbio il legittimo diritto del papato di esercitare, accanto al prevalente, primario e più importante potere spirituale come vicario di Cristo e quindi come guida spirituale della cristianità, anche il diritto di questa, di essere un re vero e proprio, come Carlo Magno, come Federico Barbarossa, come che esercita il potere sui territori a lui soggetti. Questo quadro di stabilità si rompe nel 1305. Voi siete stati ad Anagni, avete visto Bonifacio VIII, le vicende di questo papa che morì poco dopo un oltraggioso schiaffo che gli fu dato da un inviato del re di Francia, Filippo il Bello. Morì poco dopo, era già malato, non è che fu lo schiaffo che determinò, evidentemente. Certo, l'umiliazione fu grande, e in un uomo anziano e che aveva fatto della forza del potere il nucleo fondamentale della sua vita e del suo papato, l'umiliazione fu terribile. Certamente acuì uno stato fisico-mentale che probabilmente per altre ragioni l'avrebbe portato comunque alla morte. Fu eletto un papa di transizione, Benedetto XI, che di Roma ne volle poi saper poco perché gli piaceva Perugia. Tant'è vero che è morto a Perugia nel 1304, l'anno dopo, ed è sepolto in Duomo, quindi potete vederne la tomba lì. A Perugia si fece il conclave, il nuovo, cioè raduno, come sapete, dei cardinali avente diritto al voto per poter eleggere un nuovo papa. Le cose andarono per le lunghe, ci fu un conclave tumultuoso, molto vivace, con le contrapposizioni fra i vari cardinali, Caetani da una parte, Orsini dall'altra, perché erano loro le grandi famiglie romane che manovravano le leve di questo potere che non era più solo spirituale, ma era ormai anche un potere temporale di grande ricchezza, la curia. Ricordate, richiamate alla vostra memoria, fratello Sole e sorella Luna, e la scena quasi finale, quando gli scalzi fraticelli, umili e con la tonaca tutta, diciamo così, logora, ai piedi scalzi si presentano, entrano dentro quello che allora era San Pietro, perché quella era ancora la Basilica Costantiniana, non è quella, questa che c'è adesso del 1500, no? Abbiamo fatto Bramante. E rimangono esterrefatti di fronte a quella pomposa esposizione di stoffe preziose, ori, che li scioccano quasi, perché si sentono che è un altro mondo rispetto alla loro fede semplice e povera. Ecco, quella era la realtà della curia papale, quella che Zeffirelli ha messo in atto. Ed è chiaro che un'amministrazione, perché si trattava anche di questo, no? L'amministrazione di uno Stato di tante ricchezze aveva necessità di introiti senza fine, che fagocitavano come in un pozzo senza fine tutto quello che a Roma affluiva, ed era tanto. Credo che sappiate, ancora oggi si parla di decime, era sancito il dovere di consegnare al parroco, al papa, poi fino su su vescovi, fino alla curia papale, un decimo delle proprie entrate, delle proprie ricchezze, del proprio stipendio, dei denari che si guadagnavano, tutti i mesi, tutti gli anni. A questo si aggiungevano i lasciti testamentari, i soldi che portavano i pellegrini, le donazioni che venivano fatte da ricchi e meno ricchi, un fiume di denaro che arriva nella curia romana a Roma, che mantiene vivo questo apparato amministrativo, politico amministrativo, e che in quel 1305
all'improvviso si rompe, si interrompe. Perché, come vi dicevo, a Perugia questo conclave turbato e vivace portò sì all'elezione di un papa parecchi mesi dopo, alla fine del 1305, ma un papa che, un cardinale, per mettere d'accordo tutti, siccome gli Orsini volevano un Orsini, Caetani un altro, quelle, cioè, trovarono, come è successo anche recentemente, no? Una persona lontanissima da Roma, viveva a Bordeaux, era l'arcivescovo di Bordeaux, si chiamava Bertrand de Goth, era un francese e fu eletto col nome di Clemente V. Ma Clemente V, istigato anche dall'allora re di Francia, Filippo il Bello, non ne volle sapere di venire in Italia. Rimase in Francia e dopo vari, diciamo, discussioni, scelse come sede quella che voi avete visto, il Palazzo Papale di Avignone. Mi pare che ci siete stati, no? Il Palazzo Papale di Avignone. È il 1305 e questa situazione rimane, cioè di una Roma abbandonata dal potere, dagli amministratori, e un trasferimento di tutta la curia romana ad Avignone, rimane per quasi tutto il secolo, fino al 1377, con una breve interruzione seguita alla morte di proprio del nostro autore, dell'Albornoz, con una brevissima di pochi mesi, perché poi il Papa prese e ritornò ancora questo avvenne nel 67, nel 70 ripartì da Roma e poi ritornò solo nel 77. Che cosa successe allora? Due conseguenze molto gravi. Una è che il trasferimento della curia in Francia, sotto la protezione di Filippo il Bello, che aveva anche la possibilità di attingere a queste enormi risorse, a questo pozzo senza fine, vi dicevo, impoverì Roma, abbandonata a se stessa, in balia di pochi signorotti che cercavano comunque delle affermazioni personali, ma niente avevano di generosa attenzione nei confronti della popolazione minuta, del popolo romano. Il venir meno di tutto questo denaro impoverì terribilmente la capitale, che si ridusse da, pensate che al tempo di Augusto aveva 1 milione di abitanti, in questo primo periodo di quella che viene chiamata la cattività. Cattività non viene da cattivo, cioè violento, cose diverse, ma da captivus, che vuol dire prigioniero, perché prigionia di Avignone? Perché in realtà i re di Francia manovrarono la curia papale e l'elezione dei papi successivi, che furono quasi tutti francesi fino a quel 1377. In questo periodo, come vi dicevo, l'impoverimento della popolazione comportò come conseguenza che Roma, che vi dicevo al tempo di Augusto aveva 1 milione circa di abitanti, arrivasse a poco più di 10.000, come Marsciano, poco più. Ci pensate? Perché? Perché chiaramente tanta gente priva di lavoro, perché è chiaro che intorno alla curia romana girava anche una grande quantità di lavoro, di possibilità di guadagno, di sussistenza. È chiaro che tutto questo si è concretizzato in un impoverimento fortissimo di tutta la città di Roma, all'interno della quale, ed è la conseguenza politica, all'interno della quale riprendono, rialzano la testa quelle grandi famiglie robiliari, Caetani, Papa Bonifacio VIII, Orsini, Colonna, Doria, eccetera, eccetera, che avevano fatto il bello e il cattivo tempo in curia, ma che aspiravano naturalmente a riprendere non solo il potere a cui avevano dovuto abdicare per consegnarlo alla curia papale, ma cominciarono ad aspirare anche alla formazione su quel territorio della Chiesa che comprendeva il Lazio, ormai privo di una guida, di un riferimento ed anche di un esercito che potesse tutelarlo, di farsi feudi personali
lo Stato unitario del Lazio, che era il nucleo dello Stato della Chiesa, si tende a sbriciolarsi in una serie di feudi quasi, anche se siamo alle soglie dell'umanesimo, si torna quasi indietro nella formazione di piccoli potentati, cioè di piccoli regnetti, uno contro l'altro, perché è chiaro che poi si scatenano la guerra per l'occupazione di un castello, per l'occupazione di una torrente, perché sul guado si pagavano le tasse e cose di questo genere. Quindi una conseguenza negativa sul piano economico e sul piano politico. E ancora rimane intorno alla, oltre a Lazio, la Chiesa aveva allungato le mani, chiamiamole così, ma non facendole entrare a diritto entro lo Stato della Chiesa, ma esercitando una specie di protezione, di sovranità, anche su una serie di piccoli domini che si estendevano in Umbria, nelle Marche e nella Romagna, dove già c'erano dall'epoca feudale gli Ordelaffi a Forlì, i Baglioni a Perugia, i Vitelli a Città di Castello, i Bentivoglio a Bologna, il Davararo a Camerino, tutta una specie di mosaico di piccoli staterelli che fino a quel momento erano stati in un certo qual modo assoggettati ad una volontà sovrana della Chiesa e avevano perso la possibilità di essere totalmente autonomi, svincolati da un potere centrale. Un grande giurista, Bartolo da Sassoferrato, disse che c'erano una serie di tiranni che non avevano nessuna vocazione all'unità. È chiaro, le forze centrifughe di svicolamento diventarono potenti. Si vide in quella lontananza del potere centrale l'occasione per poter riprendere le proprie possibilità e allargare ciascuno le proprie sfere di influenza. Naturalmente come? L'un contro l'altro armati, è evidente, non è pacifico il fatto io ti do il mio feudo, ti do la mia città e tu mi dai, che ne so, mi garantisci qualche cosa, ma niente affatto. Ciascuno tende per conto suo a mantenere ciò che già ha. Queste tendenze centrifughe in tutta l'Umbria, nelle Marche, compresa Ancona, Iesi, per esempio, tutti qua, gli Sfoggia a Pesaro, anzi Malatesta a Pesaro, tutta questa serie a Rimini, tutta questa serie di piccoli tirannelli, chiamiamoli così perché sono piccoli territorialmente, rialzano la testa e queste forze centrifughe sgretolano la completa l'unità almeno formale che c'era stata fino al 1305, quando la presenza del Papa garantiva non solo la supremazia spirituale ma anche quella politica. È a questo punto di disgregazione e a questo punto di situazione estremamente fluida e pericolosa per la sopravvivenza della Chiesa sul piano temporale, che entra in gioco questo cardinale Albornoz, che era uno spagnolo, si chiamava Gil, trasformato in italiano in Egidio, come tutti gli spagnoli aveva più di un cognome, Alvarez Carrillo, e il titolo nobiliare di Albornoz. Era un membro di una piccola nobiltà della Castiglia, intelligentissimo, furbo, determinato, duro, era cardinale, a 28 anni divenne arcivescovo di Toledo, cardinale arcivescovo di Toledo, ma aveva dato prova di un ingegno e di una sicurezza di comportamento che aveva fatto sì perfino che il re Alfonso XI di Castiglia lo aggregasse nel consiglio della corona per la sua intelligenza, per il suo acume, per le sue doti.
quando lo affiancò il re di Castiglia nella lotta contro i saraceni per la reconquista della Spagna, si mise in luce perché era un guerrigliero senza paura. Vestito di ferro come tutti i cavalieri, in prima fila sbaragliò e ammazzò senza tanti storie. D'altra parte, quando ci sono le battaglie, si adagia, era cardinale. Era cardinale. In quel momento, ma poi la Reconquista, se ci pensate, a parte il fatto che ha visto degli orrori senza fine sul piano dei comportamenti, chiamiamoli così, militari, ma se ci pensate aveva una finalità altissima, è quella di cacciare gli arabi che avevano conquistato l'intera Spagna fino quasi a Madrid, per far ritornare alla cattolicità l'intero territorio della Spagna e del Portogallo. Quindi la motivazione fideistica e spirituale era fortissima, è chiaro, e giustificò tutto quello che si faceva. D'altra parte, alla guerra come alla guerra, chi va in guerra si deve comportare da uomo, persona che sta in guerra, non si può fare a me. Stava in prima fila, vestito di ferro come tutti gli altri, e si fece onore come combattente, come si era fatto onore anche, come vi dicevo, nel Consiglio della Corona, per la sagacia e l'intelligenza dei consigli che dava ad Alfonso XI di Castiglia, come si aveva sbalordito i suoi studenti all'Università di Toledo quando parlava di diritto, filosofia, professore era, che incantava le masse. Era un uomo di prima classe, lo potete ben comprendere. Giovanissimo, perché era nato nel 1310, quindi siamo qui alla metà, aveva 28, 30, 35, 40 anni. Faceva parte della Chiesa, come principe della Chiesa cardinale, e la scelta del Papa allora regnante, Innocenzo VI, fu quella di convocarlo ad Avignone ed attribuirgli una investitura che è quella di legato papale nelle terre della Chiesa, con la disponibilità di agire a modo suo per la riconquista delle terre, riconquista in fondo si trattava, dello Stato e della Chiesa. Si trattava di sedare tutti i tentativi di rivolta. Tra l'altro è di questo periodo anche popolani che si rivoltarono contro il potere papale. Sicuramente il nome di Cola di Rienzo qualcuno l'ha sentito, il popolano che a Roma disse: buttamoli fuori tutti, scusate il termine, ho fatto un tipo molto terra a terra i preti, e instauriamo una democrazia, tra l'altro in anticipo di chissà quanti secoli rispetto alle possibilità concrete, no? Di realizzare un sogno di questo tipo. Finì male, come sapete, con la di Rienzo, perché non era possibile, ma finì male anche perché ci si mise lui, ma anche tutti questa far ritornare alla ragione, chiamiamola così, tutti questi tirannelli ad unum non tendentes, che non avevano a cuore l'unità dello Stato della Chiesa, e il far ritornare dai pellegrinaggi alle modi per poter rimpinguare ancora le casse vuote, terribilmente vuote, dello Stato e della Chiesa. E partì lui, non si dice di no al Papa, è chiaro. Era il 30 giugno 1353 quando gli fu data, 55 anzi mi pare, gli fu dato questo incarico. No, no, 53, scusate. Non ne volle sapere di andare a Roma, pensate che non ci ha messo mai piede. Si mise, scelse come base della sua azione Montefiascone, dove c'era al centro della cittadina, non so se la conoscete, c'è una specie di piccola rocca di castellotto, molto chiuso, molto, come possiamo dire, ferrigno, ben tutelato, ben protetto, sapeva di averne bisogno perché aveva intenzione, con le buone o con le cattive, di metter pace, usando alternativamente
lo dico in una forma molto semplice, il bastone e la carota, quando serviva il bastone e quando serviva, quando era, preferiva la carota, cioè preferiva il modi semplice, non dimenticava di essere principe della chiesa, cardinale di Santa Romana Chiesa, ma quando ci voleva non esitò mai a usare anche metodi molto molto duri. Com'era questo signor Gil? Se prendete questo qui, lo vedete, purtroppo è l'unico ritratto che noi abbiamo, è questo qui, guardate, vedete questo, questa è uno dei dipinti che ornano la cappella, sì, però non è, è particolare, è di Santa Caterina, che sta nella chiesa inferiore della Basilica di Assisi. Quando voi entrate in basilica, sotto, avete visto, no? E per andare all'altare maggiore dovete girare a sinistra. Se voi andate in fondo, dritti dalla porta d'ingresso, che è laterale, fino in fondo, vi trovate con una piccola cappella, di dimensioni abbastanza piccole. È stata fatta, dopo ne parliamo un attimo, da Gattapone. E quella, e poi è stata naturalmente dipinta da uno dei seguaci di Giotto, si vede che è la mano di Giotto naturalmente. Questo è il Gattapone, perché scusatemi, questo è fatta da Gattapone, e la cappellina dove lui addirittura aveva lasciato per testamento di voler essere seppellito, e lì fu infatti sepolto. Questo è il suo ritratto, un uomo di cui si vede, purtroppo il tempo ha, come vedete, consumato alcuna parte del volto del cardinale stesso, si vede un uomo abbastanza, direi, normale nella corporatura, con la tonsura clericale, vedete i capelli a corona intorno, inginocchiato di fronte ai tre santi, che sono San Francesco l'ultimo, e poi gli altri due sono quello in mezzo, San Clemente, il papa, uno dei primi papi a Roma, e l'altro è San Sabino. La decorazione della metà del ritratto, la decorazione sono stati fatti, la decorazione negli anni 60, 1360, poco prima che lui morisse, e il ritratto ugualmente da questo Andrea da Bologna. Quindi è quello che, almeno nelle sue linee fondamentali, più assomiglia al vero al Bornoz, questo qui inginocchiato naturalmente. E cominciò, come vi dicevo, la sua riconquista. Cominciò piano piano attraverso due, diciamo, modi di approccio ai problemi con i vari signori. Sedati in Roma attraverso le armi, vi mandò l'esercito, lui non vuole metterci mai piede a Roma, però vi mandò un corpo di spedizione che ripulì tutti quanti i tentativi velleitari dei vari signori di Roma, mise a, diciamo, in forma più tranquilla le azioni di Colonna, Caetani, Orsini, eccetera, eccetera, ripulì le strade di Roma, tenne sotto controllo, organizzò una rete di controllo per quel che riguarda, vi ho già detto, Cola di Rienzo aveva insegnato che le rivolte potevano venire non solo dai grandi nobili, ma anche dal popolo, naturalmente, che è quello che pagava di più la povertà che si era indotta nella città stessa. Sedata e tranquillizzata alle spalle, diciamo, Roma, cominciò la sua azione di riconquista, di riaggregazione, di riportare nell'alveo dell'osservanza e dell'obbedienza al papato le varie città, che sono, a mano, cominciò Viterbo, Rieti, Orvieto, vedete la scalata piano piano, Orvieto, Todi, anzi prima Narni, Todi, Piediluco, Spoleto, Assisi, Gualdo, su poi Ancona, tutta quanta fino al Rimini, Pesaro, Urbino, Forlì, Forlimpopoli, fino a Bologna. Piano piano. Noi manco stavolta in Gesù. Non c'eravamo. Eravamo
un castello e basta, eravamo un castello e basta qui, che è questo nucleo fondamentale che c'era di qui. Tra l'altro era già avvenuto qualche anno prima, nel 1264, la vendita da parte dei Bulgarelli a Perugia del territorio da Orvieto fino a Marciano, cioè il grande feudo dei Bulgarelli, perché era una famiglia in cui si dilaniavano in continuazione. E le discordie tremende che avvelenarono i 200 anni, i 300 anni abbondanti della signoria dei Bulgarelli, finirono nella necessità di spogliarsi della proprietà di questo feudo che partiva da, come vi ho detto, da Orvieto e arrivava proprio qui, su questa parte, perché qui c'è la scarpata, quindi proprio arrivavo, e il castello infatti era qui a presidio sulla scarpata. Quindi il castello rimase però ai Bulgarelli, ma il territorio fu concesso, venduto per una somma in monete d'oro piuttosto consistente, venduto a Perugia, al comune di Perugia, che si incaricò dell'amministrazione stessa. Ma ci fu anche Perugia, che è l'unica città che tra l'altro indusse il cardinale ad un'azione diplomatica molto attenta, perché il comune di Perugia era forte, potente, ricchissimo, e quindi per evitare qualsiasi tipo di contrasto troppo accentuato, i rapporti del cardinale Albornoz con Perugia furono sempre improntati da parte sua a una attenzione e una non deferenza, ma certamente un riguardo nei confronti del comune perugino che poche altre volte ha esercitato. E poi vi dicevo, piano piano si allarga, come a macchia d'olio, no? Come è questo riportare all'interno dello Stato Pontificio le varie città e all'obbedienza i signorotti, a cui i vari signori feudali, a cui sempre chiese, obbligandoli anche con le cattive, il riconoscimento formale giuridico, cioè una carta in cui essi dichiaravano che riconoscevano la supremazia del papato nell'amministrazione. E è la cosa più importante, il riconoscimento dei doveri fiscali nei confronti del papato stesso, con tariffe che hanno alimentato un grande anticlericalismo da parte degli umbri, dei marchigiani un po' meno, ma anche della zona della Romagna, perché era un fiscalismo esoso, cioè in cui le somme richieste, è vero che in Umbria queste terre erano ricche, ma le depredava senza scrupoli. D'altra parte, questo fiume di soldi doveva ripristinare il potere e costava, se non altro per quel che riguarda truppe, mercenari, ufficiali, amministratori, e poi essere ancora convogliato verso Avignone, dove i papi continuavano a risiedere. Quindi capite bene perché c'erano sempre anche questi obblighi fiscali esosi che erano determinati, che egli richiedeva. A questa, a questi obblighi egli rispondeva con il riconoscimento di una relativa libertà. Per esempio, se volevano mettere, faccio un esempio banale, ma per chiarire l'idea, se volevano mettere un pedaggio sopra la passerella del Nestore, questo, il pedaggio era a discrezione del signore. Certo, questi aspetti erano marginali rispetto al potere centrale, ma molto marginali. Qualcuno tentò di ribellarsi, per esempio gli Ordelaffi di Forlì, i Bentivoglio di Bologna, e lì entrò in gioco con le armi, non ve l'ho detto, bastone e carota. Ed fu così dura, così spietata la reazione, specialmente nei confronti di Bologna, da parte del cardinale Albornoz, che addirittura il Papa fu costretto a farlo dimettere per qualche mese, perché aveva sollevato, come potete immaginarlo, tutta la cristianità, un'ondata
di rabbiosa reazione nei confronti dei metodi spietati del cardinale stesso. Ragion per cui lo sollevò dall'incarico, ritornò ad Avignone, pochi mesi, mandò come sostituto l'abate di Cluny, ma questo abate, che era un sant'uomo più dedito alla preghiera che alle cose di questo mondo, non seppe mantenere le, diciamo così, ciò che aveva fatto il cardinale Albornoz. Questi rialzarono la testa e il Papa corse immediatamente a tamponare la situazione, reinvestendo Albornoz per nuovo, diciamo, per l'incarico che mantenne fino alla sua morte nel 1367. Le città si piegarono, e questa miniatura vi fa vedere, questa è tratta, certo lo sapete che in Vaticano c'è l'enorme archivio, il più grande della cristianità, perché da lì, da epoca romana si sono accumulate, ci sono tutti adesso, sono tutti nel Vaticano, nei palazzi vaticani, in cavò enormi sottoterra, tutti questi, e c'è un settore che è segreto e in cui non si riesce ad avere spazio o entrare, ci vogliono permessi. È il settore in cui la Chiesa custodisce i documenti che in qualche modo possono essere discutibili. Pensate tutti quelli, tutto il lungo dibattito e la lunga contesa su Galileo, che fu addirittura, come sapete, contrastato in modo violentissimo per quando sostenne con grande vigore, ma su base scientifica, non su supposizioni, che non era vero che era il sole che girava intorno alla Terra, ma era la Terra che stava, che rivoluzionava però la concezione di universo che la Chiesa aveva tramandato per secoli, anzi per oltre un millennio. Ci sono tutti i carteggi, ve ne dico un altro e poi basta, dei rapporti durante l'epoca nazista tra il papato e il Reich e cose di questo genere, compreso quel famoso documento di cui vi ho detto prima, che per caso un intellettuale, lo dico come una chicca perché hanno fatto i medici, che un intellettuale della Corte dei Medici, Leonardo Bruni, su cui riuscì a dare un'occhiata, si accorse che era falso. Si chiamava Leonardo Bruni, questo faceva parte della cerchia degli intellettuali che stavano con Cosimo prima e poi con Piero dei Medici. Questa è una. Come ha fatto a capire che era tanto grande? Da vari aspetti che sono, per esempio, il fatto che era scritto in caratteri carolingi, e invece nel 336 c'erano i caratteri romani, quindi come faceva quello sei secoli prima a vederlo? Nel fatto che usava delle parole che erano deformazione di quelle latine, e che nel 313, quando c'era stato l'editto di Costantino di liberalizzazione della fede cristiana, non erano erano di latino ciceroniano, diciamo, non avevano né non solo la grafia ma nemmeno anche la forma vera e propria. La carta, la tipologia della carta non era quella che era in auge nel 300, ma era un tipo di pergamena che veniva fatta da monasteri e che doveva essere dopo, perché allora in epoca romana non c'era, ecco, da aspetti di questo genere, capito? E quindi non negò, d'altra parte, la Chiesa, non ha negato. È vero che la sua pubblicazione è di pochi anni fa, io mi ricordo averla letta, saranno 10-20 anni, non di più, perché anche scoperta la sua falsità, quel documento è rimasto negli archivi segreti. Anche questa è una cosa di un archivio segreto. Il cardinale Albornoz lo vedete in posizione rilevata, con il manto purpureo, è come un sovrano. Lui era un cardinale, non era certo il re, ma qui sembra la preminenza, diciamo, sul resto. Notate nell'estrema destra l'esercito papale con tutte le, come vedete, le insegne del Vaticano. È l'esplicita indicazione che l'azione di
lo dico in termini come facciamo per la Spagna, di Reconquista non era stata solo pacifica, con diplomatici negoziati, con accordi, ma con anche là dove ci voleva, con un'azione un po' più duretta, diciamo così. Dall'altra parte, cioè, vedete, diciamo, l'immagine si divide in due parti. Sopra ci sono quattro forme di castello che, come vedete, il cardinale tiene sulle mani in modo baldanzoso quasi, no? Come a dire, eccole quelle che io ho riconquistato. E sotto i cittadini in posizione e con statura più bassa rispetto al cardinale, perché io sono io, è chiaro, no? Si apprestano a consegnare le chiavi delle varie città in segno di resa totale agli ordini e alla volontà del cardinale, che lo faceva non per se stesso, è evidente, per il Papa. Ciò non toglie che in quel momento l'uomo di potere era lui, non era il Papa, lontano ad Avignone, che accoglieva sì gli enormi carriaggi che venivano con i gioielli e le monete d'oro, ma per quel che riguarda l'azione militare e politica aveva delegato tutto quanto al cardinale Albornoz. E questo qui, come vedete, ce n'ha tre di chiave, segno di resa, primo dei personaggi, segno che probabilmente questo aveva portato in do, cioè la resa di una zona. Viene identificato con un personaggio di Bologna, vicino a Bologna, segno della resa che ci fu, e vi ho detto, a prezzo alto per i bolognesi, per i Bentivoglio, della città stessa. La veste lunga, secondo alcuni commentatori, ma io ve la riferisco com'è, indica che probabilmente di lì a poco questo personaggio avrebbe anche lui avuto accesso alle alte sfere della curia papale. Sotto c'è il testo di questa in forma, come vedete, con scrittura carolina, cioè nata durante, che è un po' goticheggiante, cioè anzi è il rifacimento, il gotico, la scrittura gotica di quella carolingia, che attesta appunto la vicenda di quel. È difficile leggerlo, insomma, dal 53 al 67, 14 anni, tutta Lazio, Umbria, Marche e Romagna tornarono sotto il pugno di ferro. Lo chiamavano proprio il cardinale di ferro, per la durezza anche delle sue modi di comportarsi, ma soprattutto per l'intelligenza, la sagacia, la imposizione a cui non lasciava scappatoie di questa diciamo riconquista della pacificazione del territorio dell'Italia centrale. A sigillo di questa riconquista e per evitare di nuovo forze centrifughe che potessero in qualche modo mettere in discussione la centralità del potere papale, emanò una costituzione, quella che vi dicevo prima, le Egidiane Constitutiones, che sono il complesso delle leggi fondamentali che hanno retto lo Stato della Chiesa fino al 1816. Non è sbagliato, pertanto, come fanno molti storici, chiamare il cardinale Albornoz il secondo fondatore di Roma. In realtà, al di là della fondazione dello Stato, che però non mutò più i suoi confini fino al 1861, no 16, 61, fino all'inizio del Regno d'Italia, non mutò più i confini, quelli che gli aveva dato il cardinale Albornoz. In realtà, vi dicevo, queste leggi erano leggi generali che riguardavano i rapporti tra sede papale centrale e naturalmente le varie regioni, e che costituirono la base del potere temporale, cioè di quello Stato che ha continuato ad esistere nella nostra Italia, dividendo a metà nord e sud, no? Perché questa è la realtà dei fatti, creando problemi non indifferenti, ma anche alimentando una insofferenza.
differenza in queste regioni nei confronti del papato, spesso per la durezza proprio di questi vincoli che erano come le maglie di una rete, che diventavano sempre più strette perché nel Lazio furono interpretate con maggiore larghezza, forse perché erano più abituati al potere papale, ma diventarono strettissime per quel che riguarda soprattutto le due terre più riottose, l'Umbria e la Romagna, meno le Marche, meno il Lazio, fortemente anticlericali, Umbria e Lazio. Pensate al 1540, mangiamo il pane sciapo perché ci fu la guerra del Salso. È una delle tante rivolte che si sono verificate nei confronti del potere temporale del Papa. Pensate alle stragi, come è finita qui in Umbria, qui solo in Umbria, non nel Lazio, meno perlomeno nel Lazio, e non nelle Marche, dove fu più pacifica, meno anche in Romagna. Pensate alle stragi del 20 giugno del 1859, casa per casa Corso Cavour fu espugnata dai lanzigrecchi, chiamiamoli così, dalle truppe tedesche, e fu una strage. Si ricordano proprio come le stragi del 20 giugno, cioè questo sentimento, proprio per queste maglie strette, questo sentimento anticlericale è rimasto vivo per tutti questi secoli. Ed è la ragione, lo percepiva Albornoz, lo sapeva, la ragione di questa collana di rocche che dal Romagna scende giù per tutta, fino a Viterbo, Rieti, Viterbo, non intorno a Roma, ve l'ho detto, lì intorno a Roma la amministrazione papalina lasciò le briglie più larghe, sapeva di poter contare su una maggiore partecipazione, maggiore vicinanza alla realtà del papato. Invece queste rocche sono una dietro l'altra nel territorio umbro, Viterbo, Rieti, Narni, Terni, Narni, Piediluco, ho saltato, Orvieto, Todi, Perugia, a Perugia c'era l'Albornoz, non c'è più perché morto Albornoz ce ne furono le sollevazioni, e quella è la rocca di, per esempio, di Perugia, lo dico qui per inciso, che è dove sta adesso la clinica di Posta al Sole, lassù da capo, da piedi sopra il Turreno, dove c'è adesso la clinica, quella era la rocca dell'Albornoz, le buttarono giù immediatamente. E la rocca paolina non è stata buttata giù a picconate nel 1850-60, quando è iniziata la fase unitaria dell'Italia stessa, e c'è rimasto solo il sotto, perché la parte inferiore era stata riempita di terra e di detriti e coperta come se fosse stata Pompei, il sopra è stato completamente distrutto. E poi ancora Todi, c'è rimasta solo una cosa a Todi, che è il torrione cilindrico che sta sui giardinetti. Avete visto i giardinetti? Ci siete stati mai? Sì, a Todi, sopra San Fortunato, che c'è i giardinetti, e c'è un torrione cilindrico, è tutto quello che rimane della rocca di Todi. Anche di lì, nel 367-68, poco dopo la morte di Albornoz, i Todini la buttarono giù tutta quanto, e di tutta la rocca è rimasto solo quella, soltanto quel torrione cilindrico che chiamano la rocca, no? Chiamano i ragazzi che vanno, ed è stato anche lì affossato in terra. E Orvieto, mi sono dimenticata, anche a Orvieto c'è rimasta una porta, perché tutto il resto è stato coperto. La rocca di Orvieto è nel posto dove arriva, era quella costruita dall'Albornoz, nel posto dove arriva adesso la funicolare. Voi salite a Orvieto, no? C'è il grande piazzale quando arrivate sopra, e sulla sinistra c'è l'arrivo, la stazione della funicolare, dei giardinetti. I giardinetti sono nati sopra l'interramento delle fondamenta della rocca, e quindi l'interramento, e poi vi si è stato fatto. Ne è rimasta soltanto, si è andato un pochino avanti, c'è una porta ogivale, contro l'altro un busto,
e quello è un pezzetto di mura inglobato in quelle trecentesche, è tutto quello che rimane, l'hanno buttata giù anche di lì. A Piediluco sono rimasti soltanto i ruderi, a Perugia ve l'ho detto, poi su anche le altre parecchie sono state, per esempio nella zona Sassoferrato, poi Ancona, non c'è più niente ad Ancona della Rocca, soltanto una piccolissima parte, non c'è più a Bologna, è stata buttata giù anche quella, non c'è più a Forlì, non c'è più, ce n'è rimasta una parte che è diventata un palazzo. Perché? Perché? Perché la reazione a questa durezza è stata quella delle rivolte che hanno poi colpito, ovviamente, che hanno preso di mira i palazzi del potere, il simbolo del potere che erano le Rocche. E se ne sono salvate tre sole. Ma a che servivano? Perché queste Rocche? Le servivano per due scopi fondamentali. Uno, ed è quello conclamato, ovviamente, per difendere il territorio dello Stato Pontificio dai nemici esterni. Potevano essere il Granducato di Toscana, il Regno di Napoli, Aragonesi, Angioini prima e Aragonesi poi, poteva essere, che vi posso dire, il Ducato di Mantova, il Ducato di Ferrara, Venezia, Milano, che arrivò fino a Perugia a conquistare. Quindi poteva effettivamente essere un baluardo contro i nemici esterni, ma erano soprattutto il simbolo del potere, la possibilità di tenere sotto controllo i cittadini di ciascuna delle città, anche perché la costruzione di queste rocche faceva sì che tutti i quartieri delle varie città fossero tenuti sotto tiro dalla rocca, sempre costruite nella parte più elevata di queste cittadine e sempre quindi armate in modo tale con guarnigioni fisse per poter stroncare sul nascere qualsiasi tentativo di rivolta e di ritorno delle forze centrifughe che avrebbero di nuovo scoordinato l'intero Stato Pontificio. Ragion per cui avevano una duplice funzione, e è quella, ripeto, esterna di tutela dello Stato, quella interna di controllo della gente, delle varie cittadine, per soffocare sul nascere qualsiasi tentativo di rivolta o di allontanamento dal potere sovrano. Come le costruì? In 14 anni tutte queste, ci pensate, dal 53 al 66, c'erano già tutte questa serie, cantieri dappertutto. Prima di tutto si avvalse della collaborazione di tre architetti importantissimi, e sono: uno lo conoscete per nome, Lorenzo Maetani, costruttore del Duomo di Roma, per la parte, diciamo, da Viterbo, Montefiascone, Orvieto stesso, Narni, eccetera. Un altro personaggio che ha una relativa vicinanza a Marciano si chiamava Ugolino di Montemarte, era conte di Montegabbione, quindi faceva parte del grosso nucleo, ve l'ho detto prima, di questa famiglia Bulgarelli, che aveva però la sua casa dove risiedeva, anche un'altra casa, a Corbara. Se andate lì vicino alla diga, la strada va giù per andare a Orvieto, no? Sulla sponda a sinistra. Se voi lì, quando siete lì alla diga, alla chiusa, guardate dall'altra parte, non so se avete fatto mai caso che c'è un edificio lungo con tutte arcate. Quello era il castello di questo Ugolino di Montemarte, ma ripeto, viveva anche a Conte di Montegabbione, quindi io non c'ero. Valentissimo architetto militare, soprattutto. Che vuol dire militare? E tutti questi castelli sono adeguatamente dotati di tutti quegli accorgimenti, le caditoie dell'olio, le feritoie per c'erano già le armi, anche i primi cannoncini, le protezioni sulla parte dei camminamenti,
quei passaggi che sono all'interno, no, delle mura esterne, la struttura militaresca che vuole che l'esterno sia poderoso, forte, massiccio, con pochissime aperture, per lasciare nella parte interna la possibilità di aperture e di vita diversa da quella militare. Quindi grande architetto militare. E infine, soprattutto, il più grande architetto del secolo XIV, nel 300, che è Matteo di Giovannello, detto il Gattapone. Noi l'anno scorso abbiamo visto una delle sue primissime opere, lo stupendo palazzo comunale di Gubbio, e ricordate, la sistemazione della Piazza Grande, dove abbiamo passeggiato, l'ha sistemata questo architetto, perché aveva una esperienza eccezionale, perché era stato prima geometra, aveva lavorato quindi sulla zona scoscesa di Gubbio, che necessitava anche di soluzioni molto particolari, no? Aveva lavorato poi, per esempio, a Santa Giuliana, era stato chiamato, man mano che la fama si diffondeva, il chiostro di Santa Giuliana, bellissimo tra l'altro, è di Matteo di Gattapone. L'infermeria nuova di Assisi, del Sacro Convento, è di Gattapone, Matteo di Giovannello, come lo volete dire, ma il Gattapone riassume tutte le mani. Il ponte delle torri di Spoleto è di Gattapone, la rocca di Portasole è di Gattapone, la infermeria, ve l'ho detta, e quasi tutti, specialmente negli ultimi 10 anni, queste rocche eccezionali che insieme, perché la richiesta di Albornoz fu questa, sì ad una forma che garantisse la tutela militare, che quindi la difesa, e che quindi avesse tutti i requisiti dell'arte militare, ma contemporaneamente tutte queste città erano governate da, si chiamavano luogotenenti o governatori, cioè delegati dell'amministrazione papale, e questo è accaduto fino al 1860. Ma intendiamoci, il legato papale c'era anche di qui, non è che era solo riservato alle grandi città, c'era anche a Marciano un legato pontificio, che era la funzione del sindaco, quindi organizzava la vita sociale e civile, non militare ma sociale e civile. Certo, immagino che per Marciano nemmeno si sia presa in considerazione la tutela dell'ordine militare, però è comunque il funzionario delegato dal papato che sorvegliasse l'andamento della situazione dell'amministrazione, c'era in tutte le cittadine più o meno grandi, in tutti i castelli. C'era quindi la necessità anche di una parte che fosse non solo militare ma anche di abitazione civile, ed ecco perché è l'eccezionalità della invenzione di Gattapone, tra l'altro, che generalmente seppe unire alla tutela, diciamo, difensiva di queste grandi rocche anche poi un gioco interno, la creazione del palazzo quadrilatero con cortile interno, con pozzo per il rifornimento fondamentale dell'acqua, come potete immaginare, e con anche tutta quanta il cortile decorato con duplice arcata, quindi un duplice, come possiamo dire, loggiato, uno a piano terra e uno superiore, che garantisse, in modo però da tutelarla, la parte interna e la buona vita da parte dei cittadini. Non c'erano le finestre esterne, doveva esserci aria e vivibilità dall'interno all'interno. A Santa Collinare, non solo, ma non c'è bisogno, è diventato il prototipo di tutti i grandi palazzi del potere d'Italia. Così è Palazzo Medici in Via Larga, così è il Castello Sforzesco, ve lo ricordate? I due cortili, così è il Palazzo Ducale di Genova, così è Urbino, il Palazzo Ducale di Urbino, e ne dico solo alcuni. Tutti poi hanno imitato
i grandi signori del vicino umanesimo, delle signorie e dei principati, hanno utilizzato il prototipo voluto da Albornoz e concretizzato in forme architettoniche da Gattapone, per poter assicurarsi contemporaneamente la tutela esterna, la difesa esterna, l'imprendibilità, generalmente c'era solo un'apertura, e contemporaneamente la piena vivibilità all'interno stesso, in modo tale da potersi assicurare condizioni di vita. Le due, poi in molte parti c'è stata la differenziazione tra la zona militare. Questa che vedete è quello di è il torrione della Rocca di Assisi. Purtroppo la Rocca di Assisi è stata una, anche qui ci sono state delle rivolte, purtroppo è una delle più deteriorate, perché la base, e questa è anche un'altra delle caratteristiche, la base di questo castello, di questa rocca, era un castello preesistente addirittura di epoca fredericiana, cioè di Federico Barbarossa, vi fu portato anche il piccolo Federico II dopo la nascita. Questo è il castello, cioè non lo potevo fare il posto, come facevo a male. Questo è il castello di Assisi, guardate, la rocca maggiore di Assisi. Come vedete, le mura tutte contone che seguono l'andamento del colle, le esterne, diciamo, pareti che sono quasi tutte senza aperture o con appena delle feritoie, tali da poter permettere l'uso delle armi, ma non che venissero dall'esterno, potessero entrare le armi. E una zona militare che si chiamava la Corte d'Armi, dove vivevano gli acquartierati, le truppe di difesa, naturalmente, che stavano in tutte le rocche, e dove anche intorno a questo primo nucleo c'erano tutti i grandi spazi che servivano alla vita in comune, i magazzini, le stalle per i cavalli, che vi posso dire, le sale d'armi dove accumulare le armature o le armi di diverso tipo. Poi la parte dove vivevano allora questi governatori, e che sono particolarmente belli, a Spoleto, dove è stato ritrovato, questo era generalmente concentrato nel maschio, che è questo qui, questa grande parte, quella dove vi ho detto questa grossa struttura qui al centro. Vi ho detto che era tutta quanta sfondata, quelle vicende, per questa rivolta, che fu grossa tra l'altro, e che nel 1970 Zeffirelli ricoprì, perché vi ha girato all'interno di questo mastio alcune scene di Fratello Sole e Fratello Luna. Ve lo ricordate quando c'è la scena dove Francesco viene a conoscere per la prima volta il terribile modo di vita dei tintori, dei panni di Bernardone, sul fondo, e c'è sopra come una specie di vuoto enorme. Erano 5 piani, caduti questi 5 isolai, era rimasto questo vuoto enorme. Zeffirelli ha fatto coprire la parte superiore e poi vi ha girato quello vicino ad un camino che era rimasto nella parte più in basso, un'altra scena, adesso mi vengono solo queste due, ma forse se lo rivedete, quando tornato Bernardo da Quintavalle dalla crociata, i tre, lui, Paolo e Francesco, si ritrovano vicino al fuoco e Francesco gli vuole la pietra, non so se perché ha visto la pietra che è tanto bella, lui pensava di utilizzarla per l'altare e i suoi due compagni esterrefatti non capivano perché addirittura non li seguisse ma voleva il corpo. Questa è Assisi. Questa parte qui. Quale? È il torrione, questa, fondamentale, questo qui, visto dall'altra parte però, dall'esterno. Mi premeva farvi vedere come non livellò la roccia di base, la lasciò com'era, perché su questa, costruendo, si rinsaldava ancora di più
la robustezza di tutta la struttura. Questa invece è quella di Spoleto, dove, guardate, se voi guardate nella immagine, vedete chiarissimamente, in primo piano c'è il Ponte delle Torri, che Gattapone restaurò, era in abbandono, è un acquedotto, non so se lo sapete, sì, ma non dava più acqua, fu Gattapone per avere questa risorsa d'acqua all'interno della rocca che ripristinò e sistemò l'intero Ponte delle Torri. Il quale ponte delle Torri è oggigiorno, come sapete, anche un terribile suicidio. È la finestrina da cui si buttano, la vedete? È quella finestrina, questa qui, che è a livello della... Ha impressione, molto, ha ragione. Guardate però com'è la struttura del castello. In questo caso, sulla cima del Monte Sant'Elia, lui ha fatto due castelli attaccati l'uno dall'altro, cioè un lungo castello rettangolare con quattro torri d'angolo che si vedono chiaramente anche nella, vedete? E due zone delimitate da una struttura perpendicolare, perché volle nettamente separare la parte, la corte d'armi, insomma la parte dei soldati, delle merci, eccetera, degli approvvigionamenti, con la corte d'onore vera e propria, che è quella dove risiedeva il governatore, che curò in modo speciale con stanze che sono perfino dipinte. Sì, esatto. Vent'anni fa. C'è il carcere, no? No, il carcere è stato dismesso nell'82-83. Non mi ricordo, sono queste qua giù, guardate, sottoterra erano. Sono le celle dove stavano i carcerati, sottoterra, con una finestrina che sarà stata 20 cm al di sopra del livello della terra stessa, per avere un'umidità spaventosa, ma dalla... all'Ottocento fino al 1983 è stato carcere Spoleto di tutta la zona, naturalmente qui dell'Italia centrale. Vedete le piccolissime finestre? Ecco, vi dicevo che sotto una ventina d'anni fa, negli anni 80, non mi ricordo la data, fu per caso, ripulendo lo strato di intonaco bianco, si affacciarono delle figure. So è una stanza, la camera picta la chiamano, interamente dipinta con immagini a riquadro, come se fosse un fumetto. Ci sono cavalieri, c'è dama, c'è lo sfondo di un castello, il giardino delle delizie, le figure degli amanti che si incontrano di notte. È sicuramente la trasposizione sull'affresco all'interno, nelle quattro pareti della camera, che è questa qui, un po' qua giù, è questa qui, è di un poema cavalleresco, però non ci sono scritti, per cui ancora oggi non si riesce, perché tra l'altro i romanzi cavallereschi sono tantissimi, sia quelli francesi che quelli di origine italiana, e quindi è difficile l'identificazione di questo romanzo, che è sicuramente un romanzo, perché ripeto, i personaggi fondamentali si ripetono nei vari riquadri, ed è la più bella espressione del gotico internazionale, quindi dell'Europa centrale, chiamiamo così, nell'Italia di oggi. Ce n'è un'altra distanza simile a questa che si trova in un castello dell'Alto Adige, non so se l'avete visto mai, si chiama Castel Rodengo. No, se vi capitate sul Domino andateci, perché è di una bellezza eccezionale. La storia è quella di Ivano e il Cavaliere del Leone, con la storia dell'amore contrastato, con la dama, la morte, eccetera. Una storia, un romanzo d'amore a fumetti sulle pareti di questa stanza. E qui c'è ugualmente. Forse fatto questo, perché tra l'altro iniziata la pittura da quando c'era come governatore un parente del Papa Bonifacio IX, che era, si chiamava Tomacelli, qualcosa di questo genere, ma sicuramente sistemata meglio, perché nel 1498-99 governatrice della Rocca di Spoleto fu Lucrezia Borgia, quindi è chiaro che per la principessa amatissima, figlia di sapete bene, no? Di Papa Borgia, Alessandro VI, furono preparate stanze di una splendore eccezionale.
ripiene di legni pregiati, di tappeti, di dipinti, di arazzi. Ecco, questa parte, diciamo, di arredo si è perduta di tutte le rocche, ma è ovvio, sono materiali deperibili, stoffe, legno e cose di questo genere non possono sopravvivere, ovviamente. Tutto quello che invece è sopravvissuto è questa bellissima stanza, si può vedere, la chiamano la camera picta, e al centro di questo grande cortile interno a due arcate, ma anche qualche volta su quello più esterno, quello d'armi più grande, l'estate, ve lo dico perché se volete, fanno spettacoli. Io vi ho visto la Vedova Allegra e Acqua Cheta, non so se la conoscete, queste due operette, perché fanno operette, concerti e cose di questo genere. È fresco perché è quasi 400 metri, si sta benissimo ed è veramente incantevole perché c'è sotto un panorama meraviglioso che si affaccia sui monti del Monte Lucco. Morì nel 1367 vicino a Viterbo, aveva lasciato scritto come, aveva 60 anni, era giovane, il cardinale Albornoz, insomma la sua vita era stata molto intensa e con una continua andare e rivieni e poi con una tensione non indifferente. Aveva chiesto di essere sepolto nella cappella di Santa Caterina, tale fu la sua sepoltura, ma per pochi anni, perché i toledani hanno rivoluto, cioè gli abitanti di Toledo, hanno rivoluto le spoglie di questo loro figlio illustrissima, che ha realmente dato i fondamenti dello Stato pontificio che si è protratto fino ai nostri giorni, a ridosso dei nostri giorni. La qualifica di statista non è usurpata, è vero che lo è stato, certo in un contesto storico ben definito che non è quello dei nostri giorni, ma è stato il contesto in cui si è rafforzata e affermata la, diciamo, giustificazione dello Stato della Chiesa che tanto ha influito sul processo di unificazione della nostra Italia e che è anche, con il suo comportamento, ha in un certo qual modo diffuso questo senso forse di aspirazione alla netta separazione che noi umbri sentiamo in modo, insieme ad altre ricerche, non queste solo, sentiamo in modo molto particolare. Giustamente, libera Chiesa e libero Stato. Bravo. Il documento.